Fra le tante iniziative previste in questa giornata, un convegno che si è svolto a Montecitorio, al quale, dopo i saluti del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, hanno preso parte i ministri della Salute e della Disabilità Schillaci e Locatelli, insieme a loro anche la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Bellucci. Secondo i dati forniti dal rapporto IOM sui numeri del cancro in Italia, nel nostro paese ogni anno, nella fascia di età compresa fra i 0 e i 14 anni, vengono diagnosticati circa 1.400 nuovi casi di neoplasia. Altri 600-800 nuovi casi si presentano tra i 14 e i 20 anni di età. Oggi non è una giornata in cui si festeggia qualcosa, la giornata nazionale, la giornata mondiale contro il cancro infantile o pediatrico è una giornata che chiama tutti a riflettere, chiama tutti a interrogarsi per fare il punto rispetto a dove siamo arrivati e dove è necessario andare. Il convegno è organizzato da FIACOP, la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori e di Bambini e di Adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie. E c'è anche AIOP, l'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica. Avete sentito che lo stanno celebrando in occasione di questa giornata mondiale contro il cancro infantile. Nel mondo ogni anno purtroppo viene diagnosticato un tumore a oltre 400.000 bambini e adolescenti sotto i 20 anni. Oggi il cancro nei bambini e negli adolescenti è una malattia sempre più curabile grazie ai progressi sia con un approccio diagnostico moderno che ha portato a una migliore comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo dei tumori pediatrici. Nel corso degli anni si è registrato un aumento dei tassi di sopravvivenza per i bambini affetti da queste malattie, passando dal 30% circa negli anni 60 all'80% nell'ultimo decennio. I progressi nelle metodologie d'approccio diagnostico hanno portato a una migliore comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo dei tumori pediatrici, ponendo le basi per l'adozione di trattamenti personalizzati. Il nuovo piano oncologico è in linea con la W Global Childhood Cancer Initiative, che si propone di eliminare il dolore e la sofferenza dei bambini che combattono il cancro, raggiungendo il 60% di sopravvivenza per tutti i bambini con diagnosi di cancro in tutto il mondo entro il 2030. Il PON, a fianco delle attività di promozione della salute e della prevenzione, si propone di potenziare l'assistenza per chi è affetto da forme rare di tumore, per i bambini e per i pazienti fragili. Particolare attenzione viene dedicata anche ai pazienti di età compresa fra i 14 e i 21 anni, per i quali negli ultimi anni si sono osservati minori miglioramenti in termini di sopravvivenza. Sono pazienti con bisogni complessi e peculiari, nei quali la malattia compare un momento incredibilmente delicato nel processo della crescita.